Pensate, rispetto agli impegni già presi, avremo 16.000 nuovi posti per insegnanti, che quindi a regime arriveremo a 78.000 nuovi insegnanti di ruolo. Approvato il decreto rilancio da 55 miliardi di euro, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte lo ha ufficializzato ieri sera con una conferenza stampa. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto che comprende più di 25 miliardi per i lavoratori e 16 miliardi per le imprese, una serie di misure per arginare l'emergenza economica dovuta al Covid-19. I punti salienti sono la possibilità di proroga della cassa integrazione fino ad agosto, poi via la prima rata dell'IMU per alberghi, pensioni e stabilimenti balneari. Tutti gli adempimenti, le ritenute IVA, contributi previdenziali rinviati a settembre. Stop all'IRAP a giugno. Reddito di emergenza per chi ha un ISE basso. 600 euro subito per i liberi professionisti iscritti a gestione separata INPS. Più di 3 miliardi per la sanità. Bonus vacanze fino a 500 euro per chi ha un ISE fino a 40.000 euro. Niente tassa di occupazione per il solo pubblico per bar e ristoranti, assunzione di 4.000 ricercatori e 16.000 nuovi docenti. L'INPS anticiperà il 40% per la cassa integrazione in deroga entro 15 giorni dal ricevimento delle domande, sospesi tutti i pignoramenti su stipendi e pensioni. Credito d'imposta fino al 60% dell'affitto per alberghi che abbiano avuto un crollo del fatturato. Infine è stato istituito un fondo per le strutture semi-residenziali per persone con disabilità. We'll be right back.